Bentrovati, bentrovati a tutti, l'inventrice e l'ostetrico. Abbiamo scelto un titolo un po' curioso e anche un po' provocatorio perché ci sono ancora mestieri che anche da un punto di vista linguistico non sono coniugabili per quanto riguarda il genere. Questo perché secondo uno studio britannico, pensate che ben il 99% delle ostetriche è donna e invece soltanto il 12% dei brevetti, quindi che sono frutto di un'invenzione, sono depositati da donne. Questo perché ci sono molteplici ragioni e ne parleremo oggi con autorevoli ospiti. Cercheremo di fare il punto cosa si sta facendo per abbattere le ragioni che portano a tutto questo, che vanno da ragioni culturali a una difficoltà ancora per le donne di accedere a un certo tipo di professioni, a come si vincono gli stereotipi di genere. E ne parliamo anche perché si è da poco concluso, lo sapete, il semestre di presidenza italiana del G20 che aveva nel suo cuore anche una parte dedicata all'empowerment femminile, dove l'associazione Valore D ha avuto un ruolo preminente, ma anche perché al centro anche del nostro PNRR c'è proprio il superamento delle disparità di genere come volano per l'economia. Ma vi presento subito gli ospiti con cui ne parleremo. Innanzitutto abbiamo la presidente di Valore D, Paola Mascaro, buonasera e benvenuta. Buongiorno. Grazie, benvenuta. Buongiorno. Accanto a lei abbiamo Corrado Passera, che oltre a essere ex ministro ha ricoperto incarichi di primaria e importanza dall'amministratore delegato di Poste e molti altri. Oggi è amministratore delegato e fondatore di Illimiti. Benvenuto. Grazie mille a voi. E abbiamo collegata con noi, ovviamente parlando di questi temi non poteva non esserci, Elena Bonetti, che è ministra per le pari opportunità e la famiglia. Bentrovata. Buongiorno. Allora, mi dicono che è arrivato anche l'altro nostro ospite, che è il direttore dell'Osservatorio dei Conti Pubblici dell'Università Cattolica, Carlo Cottarelli. Bentrovato. Buongiorno, spero mi sentiate, ho qualche difficoltà di collegamento. Perfettamente, grazie. Alla Paola Mascaro, partiamo subito dicendo in concreto quali sono stati i risultati del lavoro svolto durante il semestre di presidenza italiana. Allora, io ho avuto l'onere e l'onore di guidare uno di questi tavoli, l'alleanza del settore privato che si occupa di empowerment femminile. Naturalmente con la vocazione al pragmatismo di chi lavora nel mondo delle imprese abbiamo identificato tre priorità e non 3.000, tre priorità che pensiamo possano portare a dei miglioramenti, accelerare l'inclusione. Uno sulla misurabilità, cioè non si può migliorare ciò che non si misura. Uno sulle un approccio olistico alle politiche di genere nelle imprese e infine uno sguardo al futuro, quindi quali sono le skill e le competenze che le donne devono acquisire per essere più competitive nel mercato del lavoro, direi più di oggi che di domani. E su questo abbiamo lavorato con l'idea di darci degli indicatori concreti, verificabili nel tempo, comuni a tutti i paesi del G20. Perché il tema della misurabilità, e su questo coinvolgo anche la ministra Bonetti, perché è molto importante. Noi sappiamo che tra gli obiettivi del PNRR c'è proprio quello di ridurre le disparità di genere, di avere un maggior coinvolgimento delle donne nel mondo del lavoro. Allora io le chiedo, ministra, se per misurare come andranno per esempio alcuni target legati alle opere pubbliche, all'infrastruttura, sarà facile, io conto quanti cantieri apro, in quanto tempo realizzo l'opera e così posso anche poi dare un bilancio. Ma per quanto riguarda invece questi temi dell'empowerment femminile, qual è il criterio per misurarli? Beh, innanzitutto noi abbiamo accompagnato il Piano Nazionale di Ripresa di Resilienza con una strategia nazionale che prende le mosse esattamente dalle indicazioni che adesso Paola Mascaro stava ponendo e che abbiamo portato anche a livello internazionale. Questa strategia nazionale per la parità di genere è una prima volta che c'è nel nostro paese, la rendiamo tra l'altro strutturale con la legge di bilancio e a questa affianchiamo un osservatorio che avrà il compito di misurare con dati gli obiettivi specifici che abbiamo puntualizzato. Sono 5 assi di direzione: il lavoro, il reddito, la conciliazione vita-lavoro, le competenze e il potere, la leadership femminile. Su ciascuno di questi 5 assi abbiamo indicato degli obiettivi, per esempio la riduzione del gap
occupazionale tra le donne e gli uomini, la riduzione del gap salariale, abbiamo detto in 5 anni di quanto vogliamo ridurlo. Quindi indicando in modo chiaro una visione strategica e olistica integrata d'insieme, ma che nello stesso tempo abbia la possibilità di essere misurata su alcuni indicatori, le competenze, un altro tema strategico. Oggi solo il 19% delle donne hanno una competenza sopra la media, che è quella richiesta nell'ambito delle nuove, anche dei nuovi investimenti, delle nuove transizioni, ecologica digitale. Vogliamo aumentare questo 19, farlo superare oltre il 30, allineandoci su una media europea. Quindi indicatori, obiettivi chiari e un osservatorio con una raccolta di dati integrati che possa fare questo. Per quanto riguarda Ministra, allora le imprese. aspetti, la interrompo su questo perché allora le chiedo subito di darci un numero concreto. Guardi, la nostra regia ci sta facendo vedere una grafica dove si vede quante donne lavorano nel nostro paese e in altri paesi dell'Unione Europea fra i 20 e i 64 anni. Purtroppo noi non ci collochiamo ai primi posti, tutt'altro, siamo agli ultimi e siamo al 52,7%. Allora le chiedo, questa percentuale più o meno di quanti punti col PNRR vogliamo far crescere? Ma noi dobbiamo portarla, l'obiettivo è di arrivare ad una riduzione che è già prevista, ma aumentata di un gap del 5% dei punti rispetto all'occupazione maschile, quindi di collocarci, diciamo, tra la Spagna e la media europea, quello è quello che ci si attende. Ovviamente è chiaro che poi l'obiettivo è di attivare un processo che permetta ad un pieno raggiungimento del colmare quel gap. Stiamo ragionando sui primi 5 anni di azioni. Mi permetto però di dire che c'è un altro elemento che darà un impulso forte e che abbiamo introdotto e che riferiva a quello che diceva lei. Il PNRR prevede investimenti su appalti in tutti i settori, tecnologici, culturale, transizione digitale. Ecco, noi abbiamo introdotto una regola insieme con condizionalità e premialità. Il 30% delle nuove assunzioni con il PNRR deve essere vincolata ad essere di donne e di giovani. Questo significa che anche in quei settori dove noi abbiamo una mancanza oggi di forza lavoro femminile e giovanile, il PNRR deve mettere in campo condizionalità che impongano l'assunzione anche di donne e giovani, che impongano la rendicontazione in base alla trasparenza salariale per le imprese che hanno più di 15 dipendenti, una scelta molto coraggiosa. E gli stessi appalti avranno premialità di punteggio, quindi sarà conveniente per le aziende portare avanti politiche di promozione della parità di genere, con strumenti fattivi, dalla conciliazione della vita lavoro per genitori alla condivisione, alla premialità della carriera femminile. È chiaro che questo sarà una leva in positivo che verrà da queste regole. Chiarissimo, e infatti la conciliazione proprio fra la vita privata e il lavoro è uno dei cardini proprio che potrebbe essere, diciamo, uno dei fattori che può portare a una svolta. Però, visto che abbiamo parlato dei tassi di occupazione femminile, noi sappiamo, e lo citiamo spesso anche nelle nostre trasmissioni, Carlo Cottarelli, quanto sarebbe importante far alzare quel tasso di occupazione femminile perché questo farebbe del bene alla nostra economia. Però purtroppo questo non si è verificato nel periodo della pandemia, anzi purtroppo siamo tornati anche indietro. Possiamo però spiegare perché è così importante, farebbe così bene all'economia italiana se le donne lavorassero di più? Sento che Carlo Cottarelli abbia un problema con il collegamento. Però questa domanda io credo di poterla girare tranquillamente anche a Corrado Passera, a cui poi voglio fare una domanda più specifica anche sul mondo della finanza. Però possiamo spiegare perché è così importante che le donne lavorino di più, quanto fa bene questo alla nostra economia? Lei parlava di bene alla economia. In realtà farebbe bene all'economia, alla società, alle famiglie, alle donne stesse e agli uomini stessi, quindi sarebbe bene a tutti. È vero. E certamente perché porterebbe un effetto in termini di crescita, ma l'equilibrio, la possibilità di realizzarsi, quindi è un tema non solo di giustizia, ma di non solo di interesse, ma proprio anche di giustizia, va nella direzione. Noi lo vediamo in tanti paesi che hanno saputo fare le cose necessarie perché questo succeda, perché non basta incitare, non basta neanche mettere delle regole, bisogna creare i presupposti. Se una donna non può collocare i suoi figli i primi anni della vita in apposite strutture, è inutile
dirle che dovrebbe lavorare. Se il mondo del lavoro crea rigidità, perché il nemico del lavoro della donna è le rigidità, e lei accennava al tema smart working indirettamente, io lo vedo come un fattore molto positivo, poi ha degli aspetti negativi, però l'idea, noi l'abbiamo fatto fin dall'inizio, quando abbiamo creato i limiti, abbiamo dato l'opzione a chiunque lavorasse in illimiti di poterlo fare da casa o da casa, da dove voleva o dall'ufficio, ma addirittura vivendo in un'altra città. Per esempio, due delle nostre donne dirigenti super in gamba hanno necessità di non vivere a Milano. Pazienza, perché oggi si può con questi strumenti supplire alla non presenza fisica. Quindi tutto questo insieme di cose, ci vuole la volontà sia pubblica, cioè politica, sia delle aziende di realizzarlo, e quando poi si creano queste condizioni succede. E su questo vorrei coinvolgere di nuovo la ministra Bonetti, perché purtroppo durante la pandemia, oltre che aver visto arretrare l'occupazione femminile, abbiamo assistito anche ad un altro fenomeno, e cioè il fatto che la cura dei figli è stata totalmente sulle spalle delle famiglie, perché le scuole erano chiuse. Ma che cosa è successo però? Qualcosa di diverso, e cioè che i carichi di lavoro non si sono distribuiti in modo omogeneo. Ora, se dalla parte della politica, del governo, c'è stato un massiccio intervento durante la pandemia proprio per sostenere famiglie e imprese, parliamo di un centinaio di miliardi che sono stati spesi, secondo lei è stato fatto abbastanza e si poteva fare di più per favorire invece una parità di genere anche nella distribuzione dei carichi che si sono riversati nelle famiglie? Beh, il governo italiano ha portato a concretezza, a compimento, un pezzo della prima riforma delle politiche familiari, che nella sua interezza pure è stata appena approvata alla Camera dei Deputati, che ha proprio l'obiettivo di rendere concreto un cambio di passo, cioè di introdurre intanto un principio di condivisione dei carichi familiari. Nella legge di bilancio noi rendiamo obbligatorio in modo strutturale il congedo di paternità, è un passo storico, culturale, politico, notevolissimo per il nostro paese. Negli ultimi anni il finanziamento era rinnovato di anno per anno, ma la normativa non lo prevedeva in modo strutturale. Da quest'anno questo accade. La riforma del Family Act introduce una revisione dei congedi parentali che vada nell'ottica di una piena condivisione, nel rispetto ovviamente dei diritti differenti, del diritto alla tutela per la maternità e per la paternità. Cambia le regole del gioco nel mondo del lavoro, nel senso che dà premialità per quegli strumenti che diceva bene il dottor Passera poco fa, che sono quelli di portare a premialità tutte quelle azioni che le imprese possono fare, di riorganizzazione dell'attività lavorativa, anche con strumenti innovativi, il tema di un welfare che vada a premiare una conciliazione genitoriale tra il lavoro e il carico di cura, la decontribuzione del lavoro femminile. Noi decontribuiamo il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità, proprio perché è uno dei momenti fragili nella carriera di una donna. Investiamo in servizi educativi, grazie sempre nella riforma del Family Act, grazie poi finanziata dal PNRR con un investimento massiccio, straordinario, che mai si era visto fino a questo momento, grazie, devo dire, ovviamente ai soldi che arrivano dall'Europa sugli asili nido, e anche nell'assegno unico universale che parte dal 2022, che quindi è una grande immissione, 20 miliardi che entrano di fatto nelle famiglie italiane, di cui 6 del tutto aggiuntivi, abbiamo pure in quel caso introdotto un principio di premialità per il lavoro femminile, per rendere conveniente per una famiglia che la donna entri nel mondo del lavoro o permanga nel mondo del lavoro, perché sono viceversa tutti strumenti che negli anni passati rischiano di allontanare una donna. Nel momento in cui si dà un sussidio finanziario, l'idea è a quel punto non conviene lavorare, invece c'è una premialità aggiuntiva. Quindi tutte le politiche familiari che abbiamo messo in campo e sono già fatti hanno questo obiettivo: favorire il lavoro delle donne e la possibilità per una donna di essere una madre e una lavoratrice, come è stato giustamente richiamato. Corrado Passera, vedevo che appuntava delle cose mentre parlava il ministro. Le chiedo un commento, ma le voglio far vedere anche dopo una grafica che darò alla regia di prepararla, che fa vedere purtroppo una disparità anche in termini salariali fra le donne che hanno figli e le donne che non hanno figli sul posto di lavoro, che anche questo è un tema molto importante. Eccola qua. Allora, le lavoratrici che hanno avuto almeno un figlio godono in media di salari dimezzati, meno 53%, rispetto alle lavoratrici che non hanno avuto figli.
figli. Questo è un tema che riguarda molto anche il privato, cioè su questo la politica può fare, ma fino a un certo punto. Allora, io credo che questa terribile cifra dipenda proprio da discorsi che facevamo prima. Se una donna non è messa in condizione di fare carriera e quindi nelle prime fasi della sua vita lavorativa viene rallentata o addirittura bloccata dall'essere madre, poi si crea questo gap. Quindi sono i due i gap da evitare. Uno, la differenza per lo stesso mestiere tra maschietti e femminucce. E questo, per esempio, in azienda noi ce lo siamo posti come regola e lo realizziamo. L'altro è quello di far sì che la crescita professionale sia facilitata, sia resa possibile anche per le donne, per cui questa parità di ruolo e non soltanto di stipendio per stesso ruolo rimanga. Un tema importantissimo che ha accennato la Ministra è quella della genitorialità. È una parola un po' complicata, però passare da maternità a genitorialità in termini proprio anche di regolazioni contrattuali è fondamentale. Cioè noi per esempio abbiamo dato 4 settimane ai papà, o ai papà, proprio perché dobbiamo fare cose tipo quelle che ha fatto la Spagna recentemente, di mettere quasi sullo stesso piano l'impegno che poi ci vuole e quindi l'onere che entrambi i genitori devono metterci anche in termini di risparmio o di rinuncia a una parte del lavoro. Quindi questo è molto importante. Adesso, se vuole, butto lì anche un'idea sul tema bellissimo degli asili nido, perché è stata una bella sorpresa vedere nel PNRR i 5 miliardi per gli asili e gli asili nido. Allora, guardi, le faccio vedere per un altro numero su questo, perché secondo me è molto interessante. Perché servono più asili nido in Italia? Perché oggi, per quanto riguarda la distribuzione dei carichi di famiglia, all'interno di una famiglia, appunto, i carichi che derivano dalla cura dei figli, ma non soltanto, allora le donne in media al giorno dedicano 5 ore, gli uomini 2 ore. E stiamo parlando di uomini e donne che lavorano entrambi. Prego. Ecco, se siamo ancora in tempo, e lo dico così proprio per esperienza vissuta concreta, quei 5 miliardi che sono una bellissima cifra e dimostrano un impegno serio di questo governo su una misura strutturale, se invece è soltanto di essere costo da sostenere per fare asili pubblici, diventasse fondo di garanzia per finanziare asili di vario genere, ma privati, profit e non profit, noi potremmo passare dai 200.000 utenti bambini di questi asili probabilmente a 1 milione. Cioè, a me è capitato in una fase della vita di finanziare asili e con le reti del terzo settore abbiamo detto: noi, se fate asili di questa qualità a queste condizioni per il pubblico, noi come banca, eravamo in Intesa, finanziamo tutti quelli che fate. Ne abbiamo fatti 500 in pochi mesi, che hanno tra l'altro dimostrato di essere sostenibili, ma il costo era quello del garantire chi non avesse restituito il denaro. Quindi, se quei 5 miliardi diventano leva, o parte di quei 5 miliardi diventano leva, i posti che si possono creare sono molto superiori. Paola Mascaro, su questo si gioca anche un po' il futuro raggiungimento degli obiettivi con cui abbiamo aperto questa trasmissione. Sì, oggi noi siamo in una situazione in cui, se guardiamo alla leadership femminile nel nostro paese ma anche all'estero, abbiamo ancora le eccezioni che confermano la regola. Perché questo? Perché manca tutta quell'infrastruttura di misure, di iniziative dentro e fuori alle imprese che garantiscono la numerosità necessaria. Mi spiego, oggi siamo sotto al 10% di donne leader nel settore privato. Perché? Perché questo dato è figlio di una storia di questo paese. Quindi, o noi costruiamo quella che, perdonatemi, nelle aziende chiamiamo la pipeline, cioè costruiamo tutta quella numerosità di donne in ruoli ai vari livelli, no, della gerarchia, per cui noi possiamo andare a vedere chi far crescere, quando farla crescere, perché farla crescere, oppure troveremo queste eccezioni che però continuano a confermare la regola.
Importantissimo questo. Questo è fondamentale. Il funnel. Infatti su questo voglio chiedere, poi è uno dei capisaldi anche che è emerso proprio dal lavoro che è stato fatto nell'empowerment femminile durante il G20. Ministra Bonetti, su questo in che direzione si dovrebbe lavorare di più? Ma io spero che in questa direzione l'introduzione del principio della certificazione per la parità di genere per le imprese possa aiutare. Perché è un modello di misurabilità che anche dà uno strumento alle aziende per una progettualità anche di medio e di lungo periodo, anche nella costruzione e nel riempimento, no, nel fueling di queste pipeline, e è uno strumento tra l'altro che Valore D ha fortemente in modo innovativo introdotto nel dibattito, insomma, del rapporto tra le politiche pubbliche e il mondo dell'impresa. Col PNRR lo finanziamo, quindi entro la fine dell'anno ci sarà già un primo strumento, e conseguentemente abbiamo introdotto un fondo strutturale di 50 milioni all'anno che vuole avere quell'effetto leva di cui si diceva prima, proprio per favorire questi processi positivi nel mondo del privato. Questo significa dare una prospettiva di carriera e di valorizzazione della carriera femminile. Noi abbiamo avuto alcune norme, penso alla norma, la legge Golfo Mosca, che ha aiutato ad aumentare il numero di donne nei board. Nello stesso tempo però non si è altrettanto creato quella piramide necessaria su tutti i livelli della progressione di carriera per le molteplici ragioni che sono già state dette. Da un lato quindi investiamo in servizi, investiamo in promozione di carriera femminile, da un altro lato bisogna dare alle aziende strumenti incentivanti. Bisogna essere anche, come dire, non retorici e chiari. Oggi ad un'azienda assumere una donna costa più che assumere un uomo, perché sull'azienda l'assunzione di una donna vuol dire farsi carico del periodo della maternità, banalmente la copertura dall'80% dello stipendio al 20% al 100% nell'ambito della maternità obbligatoria. Per gli uomini lo Stato copre il 100%. Ecco, questi costi aggiuntivi vanno rimossi. Bisogna togliere quella disparità, da un lato promuovendo una condivisione di genitorialità tra donne e uomini, da un altro lato promuovendo carriere femminili e incentivando quelle politiche che possono anche valorizzare, per esempio, l'esperienza della maternità di una donna come un'esperienza di acquisizione di competenze, di quelle soft skills che poi rimesse nel mondo del lavoro hanno anche un effetto benefico straordinario. Quindi è un processo complesso che io credo che la certificazione per la parità di genere, che avrà un'integrazione di fattori di questo tipo e la conseguente premialità, potrà sicuramente incentivare e sostenere. Ecco, abbiamo citato da una parte la legge che ha istituito le cosiddette quote rosa nei CDA delle società quotate, che ha fatto sì che le donne entrassero all'interno dei consigli di amministrazione. Sappiamo che non sempre hanno ricevuto però poi le deleghe, quelle più rilevanti e importanti, però già è stato un primo passo importante. Dall'altra parte si diceva bisogna creare la famosa pipeline, cioè un gruppo di donne sempre più numeroso, competenti e pronti a entrare nelle cosiddette stanze dei bottoni, anche perché noi l'anno scorso facemmo una trasmissione proprio insieme a Valore D e l'avevamo intitolata L'importanza di chiamarsi Carlo. Perché? Perché nelle società più importanti del nostro paese c'erano più amministratori delegati che si chiamavano Carlo che non amministratori delegati che fossero donne. Allora, un anno dopo siamo andati a vedere qual è la situazione oggi e effettivamente le cose sono cambiate, ma non come ci aspettavamo. Possiamo vederlo da questa grafica che la scopriamo adesso insieme, e cioè oggi ci sono più amministratori delegati che si chiamano Andrea o Alessandro rispetto invece a donne. Carlo, adesso siamo più o meno uguali al numero delle donne. Insomma, Corrado Passera, che cos'è che non sta funzionando per cui questa statistica può far sorridere? L'abbiamo messa in una chiave simpatica, ma è molto rappresentativa. Diciamo, cominciamo a dire che la legge sulle quote rosa ha funzionato, perché mi ricordo che ai tempi non era ovvio essere a favore di quella legge, mentre a me, io sono sempre stato convinto che certe cose positive bisogna un po' incoraggiarle con delle regole che forzano, perché se si aspetta che si realizzino da soli molto spesso non succedono. Ha funzionato. Noi per esempio che abbiamo un consiglio di amministrazione a maggioranza femminile, col presidente femminile, con il comitato rischi che è il più importante, anche lei Rosa, ecco, siamo
particolarmente soddisfatti di come funziona. Quindi cominciamo a dire quello. Ecco, è chiaro che nelle posizioni manageriali, soprattutto in settori che non hanno creato nel tempo la pipeline, come giustamente è stata definita, è un po' più, non si potrebbe forzare nel tempo. Però vediamo che succede. Cioè, io per esempio tocco con mano, 50% degli assunti sono donne. I dirigenti sono ancora intorno al 20, che comunque è sopra la media di qualsiasi media anche internazionale, ma nelle posizioni che stanno per diventare dirigenziali, che comunque sono già di responsabilità, nel nostro caso sono al 45% donne. Quindi dobbiamo avere la visione di medio periodo e la costanza, se ci crediamo, perché poi bisogna crederci a questa roba qui, ecco, di creare i presupposti per cui fra alcuni anni Andrea ed Alessandro e Carlo tutti insieme saranno come tutte le donne. Noi ci siamo presi l'impegno nel piano quinquennale di raddoppiare il numero dei dirigenti, pur avendone già parecchi, ecco, senza venir meno mai al merito, perché guai se questo genere poi di cose poi sono a discapito dell'oggettivo merito di tutti. Assolutamente, quello sarebbe un danno per le aziende, per il sistema economico, ma per le donne persone, stesse, perché ricordiamoci che nessuna donna nella vita ambisce a fare la quota rosa di mestiere. Esatto. E lo dico da donna, quindi questa è la battuta, vedo Paolo Mascaro che sorride. Però è assolutamente sì, per far fare quel passaggio, ma dico, noi siamo assolutamente d'accordo, dico come Sky, anche noi ci siamo dati dei target di arrivare al 50% di presenza femminile e siamo già vicini addirittura a quelli che sono anche i riporti dell'amministratore delegato, e vogliamo darci dei target che siano sempre più sfidanti, e siamo qui insieme a Valore D proprio perché vogliamo anche come Media Company far sentire la nostra voce presso il pubblico e poter dare dei messaggi di questo tipo, perché Paola Mascaro, il cambiamento, poi ne parleremo anche più avanti, deve essere anche culturale, assolutamente. Deve crescere la consapevolezza. Noi facciamo vedere questi numeri non solo perché sono paradossali, ma anche perché risveglino anche in chi ci ascolta una coscienza, una consapevolezza maggiore su questo. È proprio così, e il cambiamento culturale, è, come diceva il dottor Passera, ci vuole del tempo, no? Per attuare i cambiamenti in questo paese e in qualunque paese, ed è la ragione per cui noi dobbiamo attuare un insieme di misure e forzare un po' la mano. Le famose quote sono stato un modo, no, di forzare il gioco. È evidente che nella realtà esistono donne meritevoli e capaci che possono sedere in consigli di amministrazione, quindi semplicemente c'era da scardinare un meccanismo. Ce ne sono parecchi di meccanismi da scardinare, addirittura nei primi anni di vita, per esempio l'orientamento alla scelta universitaria delle ragazze, ne parlavamo prima di entrare in trasmissione. Aiutare famiglie, genitori, insegnanti, i ragazzi stessi a prendere delle strade diverse. Le ragazze sono fuori dal mondo delle skill e delle competenze che vinceranno le sfide del presente e del futuro. Quindi bisogna farle entrare queste ragazze in questo mondo. Questo giusto per citare qualcosa che fino ad ora non abbiamo avuto occasione di citare, cioè ragazze e STEM è un'altra delle partite da vincere. Spieghiamo bene cosa sono le materie STEM, perché per chi si occupa di questi temi ormai è scontato, però in realtà, certo, per il pubblico sono che ci ascolta, le facoltà no. Tecnico-scientifiche, quindi tecnologia, ingegneria, IT, digital e così via. Cioè, che sono poi anche, Corrado Passera mi corregga se sbaglio, anche poi le competenze più ricercate anche delle aziende. Non solo le più ricercate, ma in queste aree le donne possono fare direttamente il salto. Quando parlavamo di pipeline e parlavamo di funnel, cioè di creare le condizioni per cui nel tempo le donne possono arrivare a un certo livello, nelle nuove tecnologie il salto può essere fatto immediatamente. Se tu esci con certe competenze in campo informatico, intelligenza artificiale, nel campo nelle finte, che infatti noi troviamo delle amministratrici delegate già oggi, perché dove c'è il nuovo, se tu ti prepari adeguatamente e c'è un contesto che accetta, come oggi è la leadership femminile, tu puoi immediatamente arrivare al vertice. Molto importante, eh?
orientare e facilitare la formazione sulle nuove tecnologie, il mondo femminile. Ministra Bonetti, perché ancora oggi, anche se stanno aumentando le iscrizioni delle ragazze, delle giovani donne a queste facoltà, ancora oggi c'è una tale differenza fra studenti uomini e studenti donne in quelle facoltà? Ma guardi, rispondo da ministra e rispondo anche da matematica, perché c'è un obsoleto, inaccettabile stereotipo a livello culturale nella nostra società che assume che le donne siano meno portate per la scienza rispetto agli uomini. E questo è un problema che nasce nei primissimi anni di vita, nei primissimi percorsi educativi. E per questo che in realtà un altro progetto che c'è nel PNRR è l'investimento nell'insegnamento della matematica, in particolare delle materie STEM, dai primissimi anni, parliamo della scuola dell'infanzia, perché è lì che si insinuano le prime disuguaglianze. Io penso che nello stesso tempo quindi serva intanto un percorso inconscio ma culturale chiaro. Non è più possibile vedere dei libri di testo in cui c'è il papà che è sempre con un computer in mano e la mamma invece è dedicata ad altre tipologie di lavoro, perché è una questione anche di role model che a livello dell'infanzia e di opportunità che si aprono davanti. Secondo elemento è che noi dobbiamo iniziare a raccontare la scienza con un linguaggio anche femminile, che sia caratterizzante di un'esperienza femminile, perché poi è vero, le donne quando sono nella scienza hanno anche una capacità di gestione della complessità dei processi, da quelli logici a quelli degli algoritmi, molto qualificante. Solo che in qualche modo non è il tipo di misurazione di scienza che viene raccontata, che viene valutata. Ecco perché è importante anche ragionare sul tema della meritocrazia che è entrato nel dibattito e su cui sono assolutamente d'accordo. La meritocrazia dipende anche dalle regole del gioco su cui viene misurata. Bisogna avere una diversity anche nella valutazione di quelli che sono gli obiettivi, i target che definiscono cos'è oggi un successo e una meritocrazia. E quindi portare avanti anche una visione in cui la parità di genere assunta come strutturale e la meritocrazia non sono antitetici, anzi si compiono in modo necessario per proporre anche un modello che sia di paese più competitivo. Le donne, nell'ambito dell'intelligenza artificiale, le donne hanno una capacità, viene riconosciuta, di soft skills anche più alta rispetto all'esperienza maschile, perché hanno anche delle esperienze sociali, delle esperienze personali che portano in questa direzione. Allora, se noi oggi scriviamo gli algoritmi con cui andiamo a definire il mondo dell'intelligenza artificiale, adesso credo che il dottor Passera potrà confermarlo, in modo, come dire, unilaterale, cogliendo solo il linguaggio, il tipo di attivatore del genere maschile. Per esempio, nell'ambito degli investimenti finanziari si rischia di fare un mondo che escluda completamente le donne. Io lo vedo nel mondo universitario, il modo in cui si costruiscono le valutazioni. Le donne e gli uomini hanno una risposta diversa rispetto alla gestione dell'errore e dell'imperfezione. Noi dobbiamo saper cogliere e, come dire, riportare ad unità queste diversità anche di esperienza personale, per far sì che possiamo valorizzare appieno entrambe le competenze in una relazione tra le diversità, che mi sembra essere l'elemento più qualificante, soprattutto in questo nuovo momento di costruzione di un tempo che sia più resiliente, più inclusivo, più sostenibile. Vorrei farvi vedere un'altra immagine molto interessante, una fotografia questa volta, e chiedo proprio a Corrado Passera di commentarla. E c'è una fotografia dove vediamo al centro Christine Lagarde, che lo sappiamo, la governatrice della Banca Centrale Europea. Tutto intorno i governatori delle banche centrali dei paesi dell'Unione. Donne non ne abbiamo trovate. Allora, che cosa significa questo? Che alle volte si sceglie una donna, la cosiddetta Wonder Woman, bravissima, molto competente, straordinaria, che diventa la figura apicale di un sistema però ancora in larga parte dominata dagli uomini. E sembra quasi che il problema sia risolto, invece è tutt'altro che risolto, ci dice questa fotografia. Beh, ci dice un po' quello che dicevamo prima, che dobbiamo fare questo passaggio, perché poi nel settore bancario noi abbiamo dovuto in questi decenni non soltanto superare altro settore che lei conosce benissimo, il gap di genere, abbiamo dovuto superare anche il gap di età. Questo è un mondo che
si è aperto al nuovo, al giovane, mica tanto facilmente, e in Italia stiamo dando buona prova di noi, perché se guardiamo al settore bancario, al settore finanziario, oggettivamente negli ultimi due decenni è stato fatto un salto quantico. Questo faciliterà e sta facilitando anche l'entrata più veloce di donne. La ministra ha fatto un riferimento meraviglioso al tema della diversità. Perché... Allora, su questo però ci fermiamo, dopo, perché ci arriviamo fra pochissimo. Quando prima vuole una lei. Brevissima pausa, restate con noi. Bentrovati, continuiamo a parlare di empowerment femminile, ci ha raggiunto anche un'altra ospite, è con noi infatti Vera Fiorani, amministratrice delegata, direttrice generale della Rete Ferroviaria Italiana, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Prima abbiamo commentato insieme anche alla ministra Bonetti, che fra poco ci deve lasciare, quanto sia difficile avere delle amministratori delegati donne in questo paese. Tra poco sentiremo dalla viva voce di una di loro quanto sia stato anche difficile arrivare nella stanza dei bottoni e quanto sia importante avere figure anche aspirazionali. Su questo vorrei chiudere con lei, ministra, perché purtroppo il paese non è tutto uguale. In conclusione le voglio far vedere, tornare su quel dato che riguardava proprio l'occupazione femminile nel nostro paese, però questa volta facendole vedere la cartina dell'Italia, perché purtroppo il problema è distribuito in modo assolutamente disomogeneo sul territorio nazionale. E cioè possiamo vedere che se abbiamo delle punte che arrivano a quella che è il tasso di occupazione femminile della media europea, quindi saremo completamente in linea con l'Europa, parlo di Bologna o di Trieste o di Bolzano, poi invece andiamo a vedere realtà come Napoli, dove lavora una donna su quattro, o peggio ancora Caltanissetta, una donna su cinque. Ministra, è una situazione complessa, ci sono problemi diversi in aree diverse che fanno pensare sia a un tema ovviamente di depressione economica maggiore nel sud Italia, ma anche un tema forse culturale in parte differente per quanto riguarda soprattutto magari la cura della famiglia e la presenza. Io collego molto questo dato, in realtà questa è la mia opinione, alla scarsa presenza di posti in asili nido nel sud Italia. Questa è la chiave. Sono assolutamente d'accordo con lei, ed è per questo che i fondi che arrivano dall'Europa, quel piano per gli asili nido che stiamo portando avanti, sarà prioritariamente rivolto a colmare questo gap, quindi a far fare alle regioni del sud un salto, per dirle, la media nazionale della disponibilità ad oggi dei posti per gli asili nido è del 27% su media nazionale. Ci sono regioni nel sud Italia che fanno fatica a arrivare alle due cifre. Ecco che per arrivare al target europeo dell'almeno il 33%, noi vogliamo quasi raddoppiare i posti in 5 anni a livello nazionale, ma arrivare in tutte le regioni a quel 33%, che è il target minimo europeo, è evidente che indirizzeremo gli investimenti soprattutto per colmare quel gap. Altrettanto importante è stata l'introduzione poi nella legge di bilancio anche dei livelli essenziali di prestazione, di LEP, che riguardano puntualmente gli asili nido. Ci sono strumenti che devono essere, non si possono fare parti uguali tra disuguali, diceva Don Milani, quindi in qualche modo delle leve direzionate per colmare quel gap. Penso a strumenti sulla decontribuzione delle donne, prioritariamente nelle aree svantaggiate. Penso anche ad un indirizzo sugli investimenti per l'imprenditoria femminile, su 400 milioni di euro, che ovviamente devono andare a targetizzare quelle aree del paese che presentano una minore oggi presenza delle donne nel mondo del lavoro. Va fatto però un cambio culturale complessivo. Nel momento in cui scambiamo le regole del gioco complessive e introduciamo processi positivi che favoriscano l'impiego delle donne, quindi da un lato servizi, regole del lavoro, ma anche un approccio culturale diverso, educativo, formativo, un lavoro importante da fare con le università del sud, con le università tecnico-scientifiche, quelle che danno competenze finanziarie e digitali, che promuovono anche una nuova cultura delle competenze femminili anche in questi settori innovativi, quel territorio che oggi è svantaggiato paradossalmente potrebbe diventare un laboratorio invece di grande impulso per l'impiego femminile. E quindi è chiaro che abbiamo oggi non solo l'opportunità ma la responsabilità di dare concretezza a questa visione, perché altrimenti quel gap
è un gap che non rimarrà sostenibile, perché guardi, accanto a quello si associa un effetto sulla denatalità, uno svuotamento delle aree interne, uno spopolamento delle comunità, una mancanza di servizi. È un circolo non virtuoso che si alimenta e che quindi va assolutamente interrotto. Grazie, grazie alla Ministra Bonetti per essere stata grazie con noi. Ci rivedremo presto per fare un bilancio dei tanti obiettivi, delle tante ambizioni che giustamente avete posto sul tavolo insieme al lavoro fatto durante il G20. Grazie e buon lavoro. Grazie mille, a presto. Ecco, allora io vorrei tornare, visto che abbiamo con noi Vera Fiorani, proprio al tema che abbiamo toccato poco fa, di quante poche donne si avvicinino ancora alle materie STEM. Ora, lei è amministratrice delegata di un'azienda che opera in un settore ad un alto tasso di densità tecnologica e tecnica. Quanto è stata difficile la sua carriera? Allora, prima di tutto io sono laureata in economia, dunque non faccio che ancora più particolare, una donna non proveniente dalla famiglia delle STEM diventa amministratrice delegata e quindi diciamo è un segnale positivo, molto positivo. Sicuramente nel percorso di selezione delle risorse che noi dobbiamo mettere in azienda, dove la componente STEM è veramente molto rilevante, è un punto d'attenzione da cui non possiamo prescindere. In effetti siamo migliorati negli anni, devo dire, non siamo ancora, diciamo, abbiamo ancora spazio di manovra. È molto importante che le donne siano le prime a osservare questo tipo di contesti, questo tipo di elementi. Noi in effetti in media abbiamo circa come gruppo il 18%, poco più del 18% dei nostri dipendenti sono donne. Quindi è difficile ancora oggi trovare donne competenti in questo tipo di donne materie? Donne competenti ci sono, è più difficile consentire loro di avere degli adeguati spazi di carriera all'interno delle aziende. Dicevo competenti per quanto riguardava la preparazione sulle materie STEM, sì, sì. Che abbiamo detto Guardi, che è un tema che ancora è irrisolto. Ma diciamo molte donne ormai frequentano, noi vediamo dai master di ingegneria, c'è una componente femminile sempre crescente, quindi sono sempre di più. Sono pochi gli STEM in generale, le donne sono sicuramente di più, ma non sono ancora abbastanza. Ecco, prima abbiamo commentato insieme la fotografia di Christine Lagarde e con Corrado Passera si diceva appunto che era un po' anche il simbolo di tutta una serie di problemi che vanno indirizzati. Io volevo coinvolgere anche Paola Mascaro su questo, perché oltre che essere questa foto il simbolo del fatto che ci sono tutti quei temi su cui dobbiamo lavorare, c'è anche un tema che diventa anche un po' poi il pretesto di dire no, ma se la governatrice è una donna quel problema in qualche maniera l'abbiamo risolto. C'è questo rischio che poi i veri nodi irrisolti si mettano un po' da parte? Certo che c'è. C'è questo rischio che diventi la copertina no, di Linus, dice vabbè siamo a posto perché c'è la super donna nel super ruolo. E invece torno a dire quello che ho detto prima, e cioè che noi dobbiamo lavorare a tutti i livelli. Dalle ragazze, dalle neolaureate, il loro ingresso nelle aziende fino alla stanza dei bottoni, e non c'è un'area che è più importante, perché io credo, poi sono tanti anni che lavoro nel settore privato, sono tantissimi che mi occupo di questi temi, molti, e non credo che ci sia la cosiddetta killer application, cioè credo che vada affrontato in una visione di sistema e ai vari livelli, sui vari aspetti. Quindi sì, Lagarde non è la soluzione, no, di tutti i nostri problemi. Certo, sono contenta, no, che ci siano donne in super ruoli, ma questo non risolve la questione. E non si risolve la questione anche nella finanza in generale. Corrado Passera prima ci raccontava di un mondo bancario che è cambiato, che però ancora tanta strada da fare, ma che è cambiato rispetto solo a pochi anni fa. Io ho fatto la giornalista economica anche per qualche decennio, mi ricordo davvero un mondo che era quasi esclusivamente maschile. Ma ancora oggi il lessico della finanza, faccio adesso un po' provocatorio, anche quando si racconta la finanza nei film, quindi anche nell'immaginario hollywoodiano, è sempre un mondo popolato da sciacalli, avvoltoi, squali, no? Si usa sempre, come dire, una fauna che richiama un po' il cosiddetto maschio alfa nella finanza, quasi che fosse un terreno più appannaggio davvero di una presunta maggiore aggressività maschile rispetto invece agli skills di magari maggiore soft power femminile. Io la penso diversamente, anzi io penso che, e le lascio con questa piccola battuta, che se Lehman Brothers fossero state Lehman Sister, forse noi nel 2008 avremmo avuto una storia diversa. Che cosa ne pensa? Ma io penso
che poi la finanza è fatta di tanti pezzi. La banca è una cosa diversa dall'assicurazione, dalla gestione del denaro e dalla finanza, quella dei film. E sa perché sono sempre maschietti quelli lì? Perché siccome si vuole rappresentare delle figure pessime, gli squali, esatto, gli aggressivi, i prevaricatori, viene da farli maschi. Cioè questo quasi quasi deve essere un plauso al fatto che non sono donne quella gente. Quindi c'è un bias positivo in questo caso. Abbiamo il pregiudizio che una donna non può essere aggressiva su quel piano quanto un uomo. No, questo è troppo. Però nello stereotipo, se vuoi far vedere lo squalo, la faccia maschile. Questo non è a discapito della donna, ecco. E se vogliamo dire una parola sul tema diversità che aveva prima introdotto la ministra, ecco, in un momento come l'attuale, in cui le tecnologie stanno stravolgendo tutti i settori, finanza, industria, servizi, tutto, pubblica amministrazione, il cambiamento è, la gestione del cambiamento è forse il fattore manageriale più rilevante. Allora, per gestire il cambiamento tu hai bisogno di creatività, hai bisogno di pensare oltre, hai bisogno di pensare fuori dal convenzionale. Ecco, innanzitutto serve la diversità, perché se tu tieni persone che hanno sempre fatto la stessa cosa tutti insieme, non faranno mai il nuovo. Allora devi mettere insieme persone di diverse provenienze. Esempio, il Limiti, siamo 750, vengono gli Limiter da 303 diverse aziende e organizzazioni, per cui è una torre di Babele un po' più difficile da gestire, ma che porta forte creatività. Allora, Corrado Passera, mi lasci stimolare anche Vera Fiorani su questo punto, perché ci resta una manciata di minuti prima di concludere la nostra trasmissione. Vera Fiorani, voi come la promuovete questa diversità, che poi significa mettere intorno al tavolo persone con background, generi, esperienze culturali diverse per produrre soluzioni migliori? Perché di questo che parliamo, di una ricchezza. Dunque, tanto li devi avere, no? Li devi avere disponibili sui processi trasversali. Io sono molto d'accordo con quello che le dice e credo che una delle caratteristiche delle donne manager è proprio una capacità di visione trasversale dei temi, che sicuramente nei tavoli, negli incontri, nelle riunioni, nei momenti strategici di discussione, oggettivamente riescono a cogliere in maniera fortissima la trasversalità dei temi, la novità dei temi che vengono portati avanti. Poi ci sono chiaramente degli strumenti aziendali, l'azienda si deve porre questo tema, per fortuna anche i normatori se lo stanno ponendo. Sapete che nel PNRR noi abbiamo l'obbligo di inserire delle clausole, cosa di cui io sono contentissima, sulle quote di genere negli appaltatori, nelle organizzazioni degli appaltatori che vinceranno i nostri appalti. Noi abbiamo movimentiamo grandi valori economici, soprattutto per questo piano nazionale. E quindi sì, abbiamo citato segnale, insieme alla ministra, come la parità di genere sia uno degli elementi carne proprio dell'attuazione aiuta, del PNR. Ci aiuta la norma, come ci ha aiutato la norma sulle quote rosa, certo, tanto discussa, ma che ci ha effettivamente consentito di entrare nei luoghi dove si regola la governance delle aziende. In conclusione vorrei sentire Paola Mascaro, perché c'è sempre il rischio in questi casi. Abbiamo parlato tanto di empowerment femminile perché c'era, diciamo, il pretesto importante del G20 e quindi è stata un'occasione per fare comunicazione in questo senso. Non c'è il rischio adesso che il faro si spenga? Come facciamo a tenerlo acceso? E forse può aiutare anche il fatto che oggi, diciamo, anche nell'immaginario l'azienda non è più l'azienda, la finanza rapace, ma oggi si parla sempre di più di sostenibilità e di aziende che devono restituire valore alla società in cui operano sotto vari punti di vista e che in queste soft skills forse le donne possono giocare un ruolo altrettanto importante quanto gli uomini. Ci aiuta. Perlomeno. Ci aiuta senz'altro e nel mio essere sempre positiva e non mollare mai, però dico che ci sono tutta una serie di elementi rispetto a un anno fa, quando abbiamo fatto dei ragionamenti insieme, che dicono che stiamo andando nella giusta direzione. Aggiungo due cose. La prima è la velocità. Noi dobbiamo accelerare e siamo più consapevoli, ci sono più misure in campo, c'è un PNRR che ci dice delle cose, ma dobbiamo agire velocemente. Una cosa che mi fa
sperare ancora di più è che il mercato in qualche modo richiederà sempre più alle imprese certi dati virtuosi. Quindi il mercato, gli investitori, gli analisti in qualche modo ci forzeranno, un po' come la norma, no? Un po' come il piano, ad accelerare. Per cui noi ci autoescluderemo se non performeremo in maniera virtuosa. Questa è la mia speranza. E questo, come ricordava, può essere anche un fattore, un acceleratore importante. Ma torneremo a monitorare tutto quello di cui abbiamo discusso nelle prossime settimane e mesi. Lo faremo insieme a Valore D, perché l'impegno di Sky su questi argomenti, lo sapete, è molto forte. Intanto io ringrazio Corrado Passera, Vera Fiorani e Paola Mascaro per essere stati con noi, e voi che ci avete seguito, linea al telegiornale. Grazie a tutti.